soldi di Amica. Allora, guarda, io ti spiego, insomma, io devo fare un pezzo, no, per il mio giornale, dove però voglio raccontare un Rubens Barrichello vero, cioè visto da un'angolazione diversa, no? Non so, mentre hai le mani sul volante e il motore sotto al sedere, cioè io voglio svestirti, no, di questo tuo personaggio freddo, no? Cioè voglio raccontare un po' la bestia dominatrice, insomma, no? Cioè io voglio far toccare con mano le nostre lettrici di che pasta è fatto un vero campione, eh? Con le tue mani. Ma è un modo di dire, Rubens. Ah, no, ci mancherebbe. Senti, prima di salire in macchina, volevo fare qualche foto con Ivan. Eh? Ah, ok. Ferrari? Rosso Ferrari. Sì. Gente fa già applauso. Ecco lì, fermo così un secondo solo. Ecco, Rubens. Perfetto, così. Grazie, così. Sì. Vai, Rubens. Facciamo un giro, perché io voglio raccontarlo alle mie lettrici quello che si prova in macchina, no? Cintia, allora. Tutto che hai finito? Senti, Rubens, non andare, è tanto, cioè, fortino, ma non tanto, perché... Perché hai paura? Beh, insomma, un pochino sì, però un po' di adrenalina, giustamente... La voglio provare, insomma, però... Sei mai stato con un pilota? Mai, è la prima volta. È un'emozione, devo dire, fortissima. Spero di reggere il colpo, capito? Ti viene un orgasmo. Magari. Ah, sì? A questi livelli? Madonna! No, ti prego! Ah! Oddio! Oddio! Oh! Oddio! No, ti prego, Rubens! Rubens, vai piano! Oddio! Che bello, che è bellissimo! Oddio, ma sei pazzo, sei! Ma sei un pazzo! Oddio! Addio, aiutami, mi sta a vomitare! No, ti prego, Rubens! Rubens, rallenta! Rallenta, se no non riesco a farti le domande! No, davvero, Rubens! Rubens, ti prego! Rubens! No, no, adesso basta! Fermiamoci! Oddio! No! Ah, mi sta venendo da vomitare, Rubens! Rubens, ti prego! No, davvero, Rubens, mi sento male! Sì! Sì, mi sto sentendo male, poi non riesco... No, davvero, davvero? Rubens, no, ti prego. No, vai con calma, calma. Senti, no. No, senti come mi batte il cuore, Rubens! Davvero, fermati! No! Rubens, no! Ti prego, no! No, Rubens. Rubens, aspetta, ti devo fare delle domande. Fermati, ti prego, fermati appena puoi. No, mi sto sentendo male, no, fermati, per piacere. Ho bisogno, scusami. Ti aspetto in box. Oddio. Scusami, oddio, oddio, fogaccio, oddio. Andiamo con le domande, eh? Dunque, la Ferrari è storicamente la rossa per eccellenza, eh? A te che cos'è che ti fa venire in mente? Il rosso. Non è che possiamo andare là in box. E in che cosa le macchine da corsa si assomigliano alle donne? Le curve sono pulite. C'è la curva della macchina e le donne vanno insieme. Ah, le curve. Così tu prendi una donna sulle curve. Bravo, Dio, che maschio. Abbiamo finito. Rubens, oh, ti piaci? Dio, amore! No, vai piano! No, vai piano, per piacere. Dio, amore! Ti piace da morire? Io sono pazza di te. Dio, amore! Ti prego, ti prego. Puzza vita! Dio! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Padre! Ti prego! Dio! Ma questo è un pazzo! Ma questo è un pazzo! Cioè, ma guardi come va col sacco! Vieni qua, lei me lo doveva dire che questo è un uomo scatenato! Io non ho mai incontrato così nessuno! Mi ha messo le mani addosso, si voleva approfittare della mia ingenuità, no, capito? Vieni, guarda come vai ridotto! Cosa ti è successo? A un certo punto mi è saltato addosso, capito? Come se fosse un pezzo di carne e non avesse neanche un'anima, una sensibilità. Io adesso la diretta per Studio Aperto, ve la chiarite magari dopo, dai Rubens, vieni un secondo. Ma Rubens, c'hai anche un po' di rossetto sulla guancia, allora dai, te lo dobbiamo... No, guarda, questa è una spacciatrice pazzesca, cioè la conoscono tutti, è una che rompe sempre le palle, però devo dirti che è una che conosce Berlusconi, conosce Montezemolo, i suoi genitori ci siamo, per Kennedy, cortesia. Ci siamo, studio di Milano, quanto manca? 3, 2, 1.
Amici di Studio Aperto, buongiorno, siamo collegati qui da Maranello per un altro giorno di grande festa per la Ferrari. Insieme a me, ve l'avevo promesso, doveva esserci il 6 volte campione del mondo Michael Schumacher, ma abbiamo il numero 2 Rubens Barrichello. Come no, assolutamente. Il numero 2 così. No, il numero 2 nel senso che tu hai contribuito a conquistare il mondiale costruttore. Credo che questo sia fondamentale, anzi forse ancor più importante. Cosa pensi, Rubens? No, io sono contentissimo, sono veramente contento. Poi abbiamo avuto una bella una bella giornata. Sei qua. Un po'. Io non posso stare in zitto. Per cortesia, sono in diretta. Sì, io vi devo dire, volevo sorvolare su questo episodio che si è verificato a Maranello, insomma c'è in corso un po' un giallo perché la giallo. Collega, ma che giallo, nota ma che collega giallo? Della carta stampata, Daniela Airoldi, ritiene di essere, sostiene di essere stata importunata da Rubens Barrichello. Importunata? Voleva possedermi, lo chiami fortunata? A quel con la macchina l'hai saltata addosso. Mi hai saltato addosso, non riesco neanche a camminare su sto prato, porca miseria. Mi hai saltato addosso, altro che storia. Allora aspetta Rubens, giustificati in diretta, così credo sia la cosa migliore. Spiega tu quello che è successo. Non conosco neanche. Prima non mi conoscevi, ma dopo mi conoscevi molto bene, visto che mi hai messo le mani sulle tette e sulle cosce. Non ho capito, e non mi conosce, Comodo, comodo. Io ti denuncio. Cosa metti le? Guarda, guarda dove si mette. Guarda cosa fa. Guarda. Allora, adesso vorrei, un attimo, okay. Tutti e due vicini. No, Rubens, scusa perché siamo in diretta. Credo che sia importante anche per te documentare quello che è successo. Allora, io vorrei dire questo, che io personalmente posso sostenere che una persona assolutamente non falsa, limpida come l'acqua e che ha sempre, è sempre stata riconosciuta per la sua grande serietà, ebbene, questa è proprio Daniela Airoldi. Allora, però vorrei dire questo, Rubens, scusa, vorrei dire questo a tuo favore. I piloti non sono solo piloti, sono anche uomini e come tali hanno le loro debolezze, quindi voglio dire, è normale, normalissimo che Rubens Barrichello possa aver avuto... Forse Irvine, io no. Aspetta, no, ma scusami Rubens, comunque... Quello che io vorrei aggiungere per finire questo collegamento è che così come Schwarzenegger da molestatore è diventato governatore della California, Rubens Barrichello può diventare il boccalone di Scherzi a parte! No. Rubens, ti posso dare un bacio adesso? Sei bellissimo!